siamo all'ingresso alla baia di Ieranto. Ragazzi, è una cosa stupenda. Ci dovete venire. GoPro spento. GoPro arresta video. Wow, è tremendo, mamma mia. Andiamo un attimo dalla Madonna. Vaiù, si cazzi, seccatola qua sopra, qua rimango. Voilà. Ragazzi, state attenti, mi raccomando, però vale la pena. Che spettacolo. Ehi, ciao ragazzi, consiglio a tutti di fare questa escursione perché è formidabile. Cioè, voi dovete capire una cosa, che a mezz'ora di macchina da Napoli, vabbè, ci ho messo un'ora e un quarto, perché vado piano piano. Vi dico che c'è un paradiso. Questo è un paradiso, ragazzi. E ci dovete venire, ci dovete andare. Stiamo per andare alla baia di Ieranto. E si trova nella baia protetta di Punta Campanella. E c'è una leggenda che Ulisse ritorna a casa, passò per di qui. E avevo incontrato le sirene, cioè era essere proprio bello queste sirene, e così rimase incantato e rimase qua per parecchio tempo. La riserva è stata donata al FAI nel 1986 ed è... Non so se si riesce a vedere, laggiù si vedono i faraglioni di capri. Dicono che la difficoltà di camminata è media. Eh sì, forse hanno ragione. Basta andare piano piano. Mi riposo un attimo. Però ragazzi, è incredibile. Mi rivolgo a tutte le persone che stanno azzeccate da mattina a sera vicino telefonini, dai bambini ai grandi. Mi chiedo una cortesia: ogni tanto buttate sto telefono, e serve, è molto conveniente, una cosa utile, però ogni tanto fate questo. Oh mamma mia. Siamo quasi arrivati alla baia, forse un altro 4 ore e siamo arrivati. Andiamo! Oh mamma! Wow! 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 E che? Solo una cosa. Spettacolare!
E tutto questo a pochi chilometri da Napoli. Wow. E siamo arrivati alla baia di Chieranto. E come dico sempre io, andiamo! We'll be right back.